Siamo ritornati, più incredibili, più emozionanti che mai, su questo fantastico mondo, su questo fantastico gioco, su questo che è più di un gioco, su questo che è più di un mondo. Signore e signori, bentornati su GTA 5 Online. Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Franky e bentornati con su GTA 5. Ci sapete cosa vuol dire non giocare a GTA da 2 mesi e succedono un sacco di cose, un sacco di cambiamenti. Tra l'altro io sono un barbone in questo gioco perché c'ho solo 1 milione di dollari. Che cosa triste, ma forse c'è qualche hacker in questa partita, magari, magari. Mi date un po' di soldi, ma comunque noi non ci rassegniamo. Lotta di classe, ma noi ci buttiamo così, ma che ci frega, ma che ci frega, ma che ci importa. Vediamo subito se troviamo delle persone. Fantastico, abbiamo trovato un sacco di persone. Proprio io sapevo che li potevo trovare, le persone. Attenzione, eccolo, eccolo, l'invito della vita. Cioè, gara terrestre, loop ride, what the fuck, ragazzi. Comunque torneranno poi sicuramente le gare anche assieme a tutti gli altri. Insomma, non vedo l'ora di... cos'è questo? Loop ride, what the fuck. Chi è? Questo sarà il nostro avversario. Un avversario che sicuramente si vede che non è proprio... cioè, un po', capito, no? Poi questo guarda verso il cielo come per dire, mi sa che forse oggi perdo. Infatti, c'è proprio... Allora, eccoci qua. Cioè, già da questo sentite il rombo del motore. Ah, bene, la roba che casca da sopra mi fa molto piacere. 3, 2, 1. Ed è sul go, ragazzi, che dovete premere l'acceleratore. Tanto io già faccio un po' di speronamenti. Guardalo, guarda, fermati, fermati. Oh, che esplodia. Allora, siamo esplosi tutti. È stato un macello, praticamente. Oddio, quello come è spawnato. Oddio, solo uno vince. Vabbè, grazie. Grazie, perché veramente siamo dei deficienti. Ci stiamo dando contro l'uno con l'altro e nessuno sta uscendo. Guarda, questo è incazzato nero. Ti ho detto proprio, oh, raga. Ecco, tra i due litiganti, il terzo... ecco, vabbè, però sono deficiente. Potevo godere? Niente, non ce l'ho fatta. Oggi sono rincretinito. Ecco, uno è partito per fare il war ride. Poi in realtà questi war ride, ragazzi, sono di una semplicità unica. L'albero in mezzo, chi la dove... chi è? Che doveva mettere questo albero in mezzo? Chi lo doveva mettere? Ecco, uno è partito. E quando uno parte, ragazzi, è finita. Allora, dai. Giù. Non troppo. Vabbè, però, raga, sono un cretino. Cioè, ma cosa mi sta succedendo? Ho perso il mio smalto con le gare. Cosa sta succedendo? Sto perdendo vertiginosa. Pensavo di vincere, ragazzi. No, non ci siamo, eh. Ecco, se la facevamo subito in prima persona, forse era meglio, non ci sto a capire niente. Ok, però ce l'abbiamo fatta. Questa gara è ai limiti dello sconforto naturale. Io spero che si diano battaglia nel prossimo, diciamo così, giro. Così almeno non mi rompono le palle. Io passo diretto, cattivissimo. Ok. Dobbiamo riuscirci, ragazzi. Nulla, non si molla per niente. Questa gara si continua, anzi, fino all'ultimo. Si continua mentre quello esasperato proprio. Ti capirai, questo sta a rifarmi il secondo giro. Quando lo becco io? Ma... non posso manco... no, non è gara GTA. Molto triste, io avrei messo la gara GTA, così perlomeno qualche mina nascosta io l'avrei piazzata. Però, ragazzi, queste cose si possono fare solo nelle gare con JB, Claire e compagnia bella. L'azione si svolta qua con proprio una ignoranza pazzesca. Attenzione, sono tre giri, è fattibile. Di nuovo, prima persona. Mamma mia, ho sentito un botto, secondo me, sulla testa, incredibile. Ok, ci siamo. Perfetto, proprio, sapete cosa vuol dire pulitissimo. E adesso andiamo a conquistarci almeno il secondo posto, perché il secondo posto è mio. Cioè, proprio mio di diritto. Cioè, hai visto quando uno dice, ma com'è il posto? No, è mio di diritto. Siamo arrivati all'ultimo giro. Eccolo qui, a lezzo. Purtroppo ci ha costretti a rallentare per il war ride. L'abbiamo speronato fuori dal war ride. Perfetto, l'abbiamo mandato via dal war ride e ci siamo conquistati il secondo posto. Adesso è nostro obiettivo non fallire più, perché il secondo posto perlomeno è già più dignitoso dell'ultimo. Che l'ultimo è proprio per sfigati. Quindi vediamo di resistere, perché non voglio assolutamente fare cose brutte e schifose. Io sono un giocatore di GTA professionista incredibile. Quindi per favore, cioè, vorrei almeno avere... ok, difficilissima questa curva, Chi ha creato questa gara? Attenzione, vedo forse, mi sa che il primo ragazzo è quasi arrivato al traguardo, Non vorrei proprio dirlo che forse è arrivato al traguardo quel empatico ragazzo in prima fila. Bene, siamo arrivati secondi, un po' triste come cosa. Però, ragazzo, vediamo invece questo ragazzo che purtroppo stava vincendo, ma poi è stato speronato da me. Quando tu vieni speronato da me, te l'hanno la ragione di vita, fatta, cioè... tu dici, ok, ho perso. Trovo la macchina cromata. Ma dove vai con la macchina cromata? Dove vai? Ma dove...
Ma dove vai con la macchina cromata? E vabbè ragazzi, è stata una gara emozionante, è stata una gara bella, mi è piaciuta e ho gustato soprattutto il gusto del ritornare a giocare su GTA. Mi è piaciuto comunque sia perché è un gioco molto bello, simpatico e incredibile allo stesso tempo. E niente, mentre questi due simpaticoni brutti bastardi hanno votato rigioco, potete rifare questa cosa. Io vi saluto, vi dico che ci vediamo domani con un nuovo video, perché mi raccomando, soprattutto il periodo estivo, i video sui giochi, cari, vi ricordo di lasciare un bel mi piace in caso questo video vi fosse piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale in caso non siete iscritti, e noi ci vediamo al prossimo video, come sempre, dritto per dritto.